È una giornata indescrivibile diciamo che me la sto gustando già da settimane, già da stamattina alle 6 stavo qua solo io, mi gustavo gli ultimi momenti della tour, quindi me la stavo gustando. È una gioia immensa comunque, un po' dispiaciuto però contento perché sappiamo che poi alla fine su quelle macerie avverranno case per le persone che sono ancora nelle vele, quindi quella è la nostra vittoria. Ecco, il percorso del Comitato Vele quindi continua? Certamente, continuerà fino a quando non si abbatteranno tutte le tre vele, la gialla e la rossa. Lorenzo, cosa dire invece a quelle famiglie che sono appunto un po' tristi che la vela vada giù? Ma non penso che stanno... Allora, ti posso dire, sono le persone che mo sono arrivate nelle vele, non possono capire i sacrifici di una persona che sta da 30 anni o da 20 anni. Quindi mi dispiace per loro perché comunque sono sempre esseri umani, però il dispiacere di loro che stanno da poco e la contentezza delle persone che stanno da anni, e quindi per loro sarà sicuramente una gioia quando avranno una casa dignitosa, questo è il discorso. Vabbè, è stato un lavoro duro, cominciato 2 anni e mezzo fa con il bando periferie fatto dal governo. Abbiamo presentato un progetto esecutivo che prevede l'abbattimento di 3 vele e il recupero della vela B. Questo è il primo stralcio del progetto complessivo che prevede l'abbattimento della vela A. I lavori dureranno 40 giorni. È una demolizione controllata, quindi abbiamo svuotato la vela da amianto, da rifiuti, da tutto quello che non poteva essere riciclato. Dopo l'abbattimento i materiali saranno trattati con un impianto di trattamento degli inerti e saranno riutilizzati per la sistemazione esterna dell'area. La fine di un processo e l'inizio di un processo, cioè si sono incontrati in questo momento una volontà popolare e si è incontrata un'istituzione in grado di dialogare con le persone. E l'abbattimento della vela corrisponde non solo ad un risultato, ma come ha detto lei giustamente, all'avvio di un processo di rigenerazione che fa di un luogo che sul versante della sofferenza, in realtà come un luogo di democrazia dove i sogni di tante persone finalmente cominciano a diventare progetti di vita. È una giornata straordinaria, un risultato quasi incredibile fino a pochi mesi fa, dal 2017 che aspettiamo oggi. La vittoria di Scampia, degli abitanti di Scampia, del Comitato Vele, dell'amministrazione De Magistris, rispetto alla quale non sono state fatte passerelle, ma un grande impegno del sindaco, della giunta, dei dirigenti e dei funzionari che hanno potuto, come dire, produrre atti amministrativi veloci e che hanno dato poi esito nel finanziamento e quindi nell'aggiudicazione della gara e poter arrivare alla giornata di oggi. Un punto di arrivo sicuramente, ma è anche un grande punto d'inizio per una trasformazione urbana che riguarderà l'intero quartiere di Scampia con l'abbattimento delle vele. Oggi si parte con la vela verde qui alle mie spalle e poi continuerà chiaramente con l'abbattimento delle altre vele e una rigenerazione che riguarda l'intera area. È appunto dal 2017 perché la complessità di questo progetto è stato realizzare tutto questo con gli abitanti, con i collettivi, con la collettività intera, insieme a un grande apporto anche scientifico dell'università che va ricordato, e far sì che tutti si sentissero autori dello stesso progetto. E questo è stato un punto molto importante che rende questo processo di partecipazione che ha visto la nascita del cantiere delle vele un processo di partecipazione davvero unico in Italia, perché fare tutto con non solo gli abitanti all'interno delle proprie case, con progetti di trasferimento, con mobilità interne, con assegnazione di alloggi a via Gobetti dall'altro lato, con consegne di nuovi appartamenti, ma farlo con la collettività che lavora insieme con le istituzioni è davvero un primo processo, un processo unico in Italia di cui siamo molto, molto contenti. Oggi dunque è un punto di inizio che ridarà vita a Scampia, perché Scampia è stata sempre progettata come un'area di margine urbano. Se vista la scala metropolitana, Scampia è il centro di una città continua che arriva sino al Casertano e dunque merita servizi urbani integrati, attrezzature, standard di quartiere, attrezzature per la collettività, merita nuove residenze e un progetto completamente diverso.